Buonasera a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento del nostro convivio. Siamo in compagnia questa sera di un grande architetto, Italo Rota, che ascolteremo e ci porterà dentro le sue prospettive, la sua visione dell'architettura e del suo impatto sul mondo, sulla vita. Lascio subito la parola per non rubare tempo a un altro incontro vivacissimo, interessantissimo, che ci porterà ancora una volta a riflettere sul rapporto tra scuola e società, tra scuola e territorio, e quindi in qualche modo a mettere a fuoco ancora meglio la nostra mission di collegio nel territorio di Monza e della Brianza. Lascio la parola ad Aldo Colonetti, che sta tenendo il filo conduttore di questi incontri e che ha permesso, grazie al suo bagaglio di esperienza e di relazioni, di tessere la trama appunto di questi dialoghi a cui stanno partecipando moltissimi di voi. Aldo, a te. Grazie Sergio, buonasera a tutti, scusateci di questi minuti di contrattempo. Ciao Italo, buongiorno. Mi senti Italo? Pronto? Sì. Accendere il microfono. Il mio è acceso, Vai Aldo, vai. eh? Bene, buonasera di nuovo. Oggi abbiamo come ospite Italo Rota. Ciao Italo. È un viaggio che abbiamo intrapreso qualche settimana fa, che dal territorio transita nelle discipline, nel pensiero e nel mondo. Oggi con Italo viaggiamo nell'architettura, ma viaggiamo nel mondo. Una brevissima presentazione. È un carissimo amico. È uno dei più importanti architetti italiani e non solo, a livello internazionale ha fatto parecchi progetti. Uno dei progetti ancora molto giovane è stato quello della Gare d'Orsay a Parigi con Gaolenti. È autore del Museo del Novecento di Milano, che conoscete bene, credo, e curerà l'ampliamento di questo museo. In particolare oggi con Italo parliamo di futuro, Sergio, di futuro perché il territorio e l'educazione devono avere nel futuro la base, no, delle attività culturali e di formazione. Futuro significa progetti destinati a luoghi particolari, e in questo caso è un pretesto, parleremo di architettura ma non solo, il padiglione italiano di Expo 2021 a Dubai, che è un padiglione particolare, non solo tecnicamente, ma anche con alcuni messaggi che sono, credo, in sintonia con tutto il nostro percorso fino ad ora realizzato. Italo, mi senti? Italo? Sì, ti sento. Ecco, ciao Italo, grazie Ciao, in ciao. primo luogo, no? Ti posso fare una domanda, Sì. come abbiamo fatto anche con gli altri amici ospiti? Questo progetto non è solo un progetto, ne parlerai, vedremo delle immagini, è anche un percorso culturale che mette l'Italia al centro di un grande evento. Tra l'altro, è una cronaca importante per dire a tutti i nostri telespettatori, doveva essere come Expo inaugurato ovviamente nell'ottobre del 20. Per le ragioni che sappiamo, sarà inaugurato nell'ottobre del 21. Quindi si carica addosso, potremmo dire, anche tutto quello che nel frattempo è accaduto. Questo progetto non ne parlerà, ma ovviamente questa domanda che volevo farti a te, Italo, si carica di tutte queste aspettative, di questo momento particolare, che coinvolge anche non solo la cultura, ma il progetto. Ecco, mi piacerebbe, visto che abbiamo discusso spesse volte di questo, partire da questo stato d'animo di un architetto che nel mondo lavora e che con questo progetto porterà l'Italia nel mondo, a Dubai, ma comunque vive come tutti noi un momento particolare. Prego, Italo. Intanto buonasera.
Beh, il problema è che questo momento, il Covid, ha fatto strane cose, cioè a parte tutto il problema sanitario, medicale, psicologico, ha però fatto arrivare molti nodi al pettine, cioè ha accelerato tutto ciò che era già in atto, le grandi trasformazioni tecnologiche basiche come l'avvento del digitale come forma ormai indissociabile dalla nostra vita, la rivoluzione industriale. Sappiamo che dopo questa crisi ci saranno molte persone senza lavoro, ma si creeranno tantissime nuove opportunità di lavoro. Cioè la terza rivoluzione industriale, come dire, è stata accelerata di 5, forse anche 8 anni. Quindi vediamo anche oggi la grande richiesta di posti di lavoro in Lombardia e di quante persone non osano licenziarsi preferendo la, come si dice, la cassa integrazione piuttosto che iniziare una nuova avventura. Dove siamo tutti un po' nelle stesse condizioni di essere tornati tutti in una strana scuola che è un grande laboratorio collettivo in cui si sta preparando il mondo in cui vivremo nei prossimi anni. Chiaro che si sono venuti fuori grandi trasformazioni, basta pensare come il digitale si è diffuso a livello planetario ed è entrato nella nostra vita in maniera naturale, cioè ci serve per fare la spesa, ci serve per farci visitare, ci serve per lavorare, ci serve per studiare, per divertirci. E per esempio ha mandato in crisi anche il dibattito su che cos'è l'identità digitale, visto che ormai siamo anche digitali. Ma questa spinta è andata di pari passo con la riscoperta del mondo fisico che si è espresso attraverso lo spazio. Molti di noi hanno cominciato a misurare la casa, gli oggetti, hanno cominciato a pesarli, a progettare lo spazio che ci circonda. Una volta avremmo detto che lo spazio, la casa, è l'estensione del nostro corpo, oggi possiamo affermare che è l'estensione della nostra mente, con tutto quello che ne consegue. Abbiamo anche assistito a episodi molto strani perché l'industria non si è fermata, anzi abbiamo industrie che lavorano a 2 turni, 3 turni e queste fabbriche stanno cambiando la loro natura, ma sono anche diventate più accoglienti, più simili a una casa. C'è anche questa nuova idea di tempo, di lavorare sempre praticamente, ma anche come dire di ricavarsi tanti tempi in cui non si lavora. Quindi è veramente una rivoluzione la conseguenza di questa crisi sanitaria. L'altra cosa è che ci ha fatto scoprire ciò che era fuori dalle finestre, anche perché era primavera. Quindi la natura, i cicli della natura, che adesso la riosserviamo durante la sua fase invernale. E la natura non è il giardino, non è il terrazzo, non è l'agricoltura, sono tutte le altre forme di vita. E in queste forme di vita sono gli altri cittadini con cui dovremo firmare un nuovo patto sociale se vogliamo continuare a rimanere sul pianeta. Tutti questi temi fanno tante cose, ma sono esattamente il ritratto della complessità del mondo in cui viviamo. Una complessità che non può essere semplificata, perché se la semplifichiamo non solo diventa poco interessante, ma diventa anche poco utile l'analisi che facciamo di questa realtà e quindi la capacità di essere efficaci nella risposta. Prima Aldo ha citato la parola progetti. Questa è un'altra delle cose che sono cambiate in questo periodo. Penso che certo, alla cultura del progetto si è sostituita la cultura delle idee. Le idee sono degli strani meccanismi. Oggi
la stessa idea può venire a decine di migliaia di persone nello stesso tempo e nei luoghi più disparati del pianeta. Che cosa fa la differenza? È quando cominciamo a prototiparla, cioè dimostriamo a noi e agli altri che questa idea può funzionare, e in genere le idee prevedono un team di dalle personalità complesse, dalle competenze le più svariate, quindi abituarsi a lavorare insieme sempre più intensamente per prototipare l'idea che è in mezzo al tavolo. Significa anche che questo team è in grado di catalizzare le risorse per produrre le idee, perché molte idee tante volte non hanno nemmeno un'industria in grado di sopportare la realizzazione di queste idee. Ma queste cose valgono anche nel sociale, nella riorganizzazione dell'idea di cultura, secondo me. Abbiamo visto tanto straparlare di cultura in questo momento, ma la cultura migliore è quella che è sita in ogni cosa, nella qualità delle cose che noi facciamo, nel solco in cui si inserisce ciò che facciamo e come noi riusciamo a dare anche un futuro al passato. In queste storie noi perderemo delle cose a livello d'uso perché abbiamo delle nuove priorità, ma comunque il passato in questo momento è stato conservato, iperconservato, e quindi quando abbiamo bisogno lo richiamiamo, lo usiamo, ma dobbiamo anche dare il nostro contributo alla costruzione del futuro, che in questo momento è la grande priorità. Quindi questo è un momento molto eccitante per, penso per tutti, se ci mettiamo nell'ottica di risolvere i nostri problemi, che sono in generale anche quelli di tutti gli altri abitanti del pianeta. Italo, posso, da questa tua riflessione molto profonda, ti conosco, e fare una riflessione, una domanda a te e poi anche ai nostri ascoltatori, se non interessa intervenire. È come se dicessimo, in estrema sintesi, che sono cambiati i paradigmi fondamentali. Ci sono momenti nella storia delle idee e della vita degli uomini che sono momenti, diciamo, rivoluzionari, usando un termine sul piano culturale. In questo caso l'uomo non è stato protagonista della rivoluzione o la causa, è stato un altro soggetto vivente, perché anche i virus sono soggetti viventi, appartengono alla natura dell'uomo con tutte le sue contraddizioni. Potremmo dire che quindi lo sforzo di chi fa un lavoro intellettuale, progettuale, chi fa l'attività del docente, gli stessi studenti a livelli diversi di scolarità, devono fare uno sforzo. Cambiare i paradigmi comunque significa lasciare sicurezze per inoltrarci in insicurezze. Sei d'accordo su questo? Sì, però a me a livello personale questa è sempre stata la mia vita, cioè di continuare a navigare, cioè penso che in questo momento dovremmo prenderci un po' la sindrome di Ulisse, no? Che continua, anche se arriva a Itaca sognando tutta la vita di tornare, poi appena arrivato riparte, e penso che questa è la nostra condizione in questo momento, di doverci continuare a rimetterci in viaggio, salire di nuovo sulla nave per andare verso un mondo sconosciuto ma con un'idea in testa. Questo è molto importante, visto che ci sono molti giovani che vedo anche collegati, anche il momento dove nella scuola, per esempio, dovremmo accorciare l'intervallo tra docenti e studenti, perché i problemi che dobbiamo affrontare sono comuni a tutti noi. E quindi c'è anche un modo in questo momento molto specifico che stiamo vivendo della trasmissione della conoscenza, ma anche la costruzione della strada della conoscenza in comune. Quindi tutte queste cose cambieranno anche la scuola per forza. Certo. Anche perché i più giovani degli umani hanno un indice di resilienza straordinario. Io vedo molti genitori preoccupati, ma
mi sembrano preoccupazioni inutili, voglio dire, i bambini e i meno giovani sanno che cosa devono fare, come comportarsi, e credo che se stiamo molto uniti fissandoci degli obiettivi saremo molto più efficaci di prima, proprio perché dobbiamo tener conto della resilienza degli umani, che non solo ha fatto la nostra fortuna come specie naturale, ma ha fatto anche la sfortuna di tante altre specie. Italo, Sergio, volevi intervenire? Sì, mi ha troppo intrigato. Immagino, prego Sergio. Da rettore di una scuola ero molto curioso del collegamento tra due cose che ha accennato in il suo percorso personale e quindi come ha vissuto personalmente, quali salti, quali cambi di paradigmi direbbe più significativi in questa navigazione che continua, e mi incuriosiva questa idea di accorciare l'intervallo tra studenti e docenti dal suo punto di vista, insomma. Prima di passare ad altro, mi sembrava molto interessante entrambi gli aspetti. Prego, Italo. Per me il paradigma più importante che in questi mesi ho vissuto, ma anche molto a livello individuale, è stato di nuovo di rivedere la vita nel suo insieme, dalla nascita alla morte, perché ci siamo sempre concentrati negli ultimi 20 anni sugli anni migliori, no, dell'esistenza, da quando si finisce la scuola a quando si è successo nel lavoro. E tutto ciò che è dai 0 ai 18 e dai 60 in poi sono due età dimenticate. E queste due età invece si stanno rivelando fondamentali. Una anche perché sta pagando un prezzo a livello di morti molto elevato, su cui dovremmo riflettere. Oggi, anche oggi, 750 morti. Ma non c'è più l'emozione che c'era in marzo, no? C'era, adesso tutto il tema è il sogno del vaccino, ma non è così, questa cosa durerà ancora tantissimo tempo, sarà una storia molto complessa. Basti pensare a come saranno distribuiti i vaccini, che ci vorrà forse un anno e mezzo per vaccinare tutte le persone nei paesi occidentali. Quindi quali saranno le priorità. Per tornare invece alla scuola, bisogna essere molto creativi quando ci si trova in una situazione di pedagogia online. Per esempio, le nostre scuole l'anno scorso, quando c'è stato il lockdown, io ho cercato di mantenere un legame con la manualità. Allora, per esempio, abbiamo cambiato certe ricerche, certi programmi, prevedendo progetti che avessero la necessità di fare modelli. Quindi, per esempio, attraverso quelli che trasportano il cibo, normalmente facevamo viaggiare i modellini da uno studente all'altro, poi al docente, poi al laboratorio di prototipizzazione. In questo momento mantenere questo legame tra la manualità e il digitale è fondamentale, perché la manualità è anche la cosa poi che ci collega tutti insieme. Però ecco, dobbiamo trovare forme molto 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 nuove di provocazione e di soluzione. L'altra cosa, per esempio, è anche capire i programmi giusti, che non sono, come dire, standardizzabili. Abbiamo avuto classi che hanno usato certi programmi, altre perché la classe col docente, i laboratori, gli assistenti si configuravano come un team e il docente, ma spesso è stato anche un bravo studente, è diventato il team manager. E il team manager è qualcuno che raccoglie non solo l'efficienza del lavoro, ma anche lo stato di salute psicologico-sociale dei membri. Questo è fondamentale oggi. Prima era un fatto, come dire, delegato per esempio a un docente più o meno vicino ai suoi studenti. Oggi
se paragoniamo una classe a un team, la felicità delle persone che partecipano al lavoro è fondamentale per l'efficacia. Italo, questo tipo di riflessione sulla suggestione della domanda di Sergio mi fa fare a te un'altra domanda. Tutto questo come l'hai messo in atto nella tua attività professionale? Perché poi al di là delle riflessioni teoriche bisogna ricondurre, come tu hai fatto, non solo in questo progetto, in altri progetti, la necessità di esprimere creatività, progettualità, cose attraverso una condizione totalmente diversa. Ha mutato questo il tuo modo di disegnare le cose? Di come disegnarle no, ma come dire, sulla complessità che dobbiamo tenere in conto per arrivare a fare il nostro lavoro, sì. Bisogna anche capire che ci sono lavori abbastanza tradizionali come l'architettura, la quale si pensa sempre che possa fare tante cose, in realtà non può fare molte cose, ma può creare dei luoghi più o meno efficienti dove avvengono i fatti. Allora, questo qui in questo momento è molto particolare perché le persone vogliono le loro case, se le faranno da soli. Che cos'è, come facciamo a stare insieme, no? Immaginiamo che molte persone si sono fatte un'idea della casa che vorrebbero, ma non la trovano, non c'è sul mercato. Tanta gente che ha la casa in affitto, chi è in affitto gli diventa il primo elemento di destabilizzazione, quindi vogliono comprarsi qualcosa, no? Come una grotta, chiamiamola una capsula, direi oggi. Queste capsule dove stanno però? Stanno su un pianeta che è sempre più piccolo, perché ci spostiamo sempre più facilmente, il pianeta si è ridotto fisicamente. E potremmo dire che si è ridotto al tal punto che potremmo definirlo un mezzo spaziale Terra. E questo strano astronave, questa astronave che viaggia nello spazio della nostra costellazione, ha un particolare che imbarca tutte le forme viventi, cioè non ne lascia a terra nessuno. Questa è la grande novità, è che tutti siamo imbarcati sulla stessa nave spaziale. E se uno ha il raffreddore, tutti prendono il raffreddore, avete visto viaggiando in aereo, no? Il livello di diffusione che c'è all'interno di un ambiente chiuso e controllato come un aereo. E questo ci deve fare riflettere. Credo anche che in questo momento bisogna fare progetti che servono un po' alle persone. Noi per esempio con Carlo Ratti abbiamo fatto questo esperimento in marzo che si chiama Cura, queste unità respiratorie, certo. E le abbiamo offerte in open source. In giro di un mese avevamo raccolto 500.000 di euro per prototiparlo, 2 mesi dopo era realizzato. Ma nello stesso tempo in tanti paesi, specie del cosiddetto terzo mondo, sono iniziate le produzioni che sono state adattate da progettisti locali che alcune volte hanno anche migliorato il progetto. Lavorare in open source oggi per tutti è molto interessante. Uno può anche chiedersi che cosa si guadagna a lavorare open source. È una risposta molto complessa che potrei dare, ma di sicuro è una via molto interessante anche per creare lavoro ed economia, perché quello che è interessante poi sono i derivati. Certo. Come sappiamo, chi fa ricerca pura poi vive di derivati, e questi derivati sono sempre curiosi perché non sono programmabili, sono molto spesso casuali e bisogna, come dire,
accorgersene, prenderli e svilupparli i derivati. E questa per esempio è una condizione per i giovani molto molto interessante. Senti, se non sbaglio c'era la professoressa che desiderava fare una domanda, o sbaglio? Sì, volevo tornare, buongiorno. Si presenti. Grazie. Sono Elena Canavese e insegno al collegio Arte. Insegno arte alle medie e mi ha colpito che tu parlassi di una riscoperta del mondo fisico, della casa, degli oggetti e appunto di tenere questo legame con la manualità. Quindi mi è sorta questa domanda: come poter alle generazioni più giovani che hanno a che fare spesso con il mondo digitale, quindi con gli schermi, con ciò che non ha una dimensione propriamente fisica, come fargli comprendere quanto sia, o se è importante, ti chiedo anche se secondo te è importante, l'aspetto appunto manuale e dove tu hai scoperto nel tuo percorso che questa formazione, educazione al sentire gli oggetti, a toccare gli oggetti e quando hai scoperto e come che era importante. Ma allora dobbiamo intenderci cosa si intende per fisico, oggetto, prototipo. Io penso che ai giovani bisogna anche fare apprezzare che cos'è il futuro che stiamo vivendo. Ieri è partita la seconda astronave di Elon Musk, una persona che in 20 anni è riuscito a creare la Tesla e poi questa grande impresa per andare su Marte. È un'azienda dove tutti coloro che ci lavorano hanno meno di 35 anni. Quando vedete le immagini di questi capannoni con dentro 2 o 3 mila giovani, alcuni hanno addirittura 18 anni, che lavorano a costruire queste cose, che sono tutti pezzi unici. Ogni astronave, ogni satellite che va nello spazio è un pezzo unico fatto a mano, non ha nulla di industriale ed è un progetto in cui lavorano migliaia e migliaia di persone, molti sono giovanissimi. Lo stesso vale per il mondo della ricerca sanitaria, tutto ciò che concerne per esempio la costruzione. I grandi avanzamenti della medicina, degli organi, sono dovuti al viaggio su Marte che ha immesso 500 milioni di dollari in 3 anni per le macchine stampanti 3D che creano organi, perché chi sta via 4 anni deve potersi rifare un fegato, un cuore, un polmone. Ma prima parlavamo di derivati, questa ricerca ha creato dei derivati incredibili per la salute degli umani. Quindi dobbiamo anche fare capire che non c'è più solo le catene di montaggio. Oggi i lavori più belli sono quelli che si fanno insieme. Nelle fabbriche di robotica gli uffici non ci sono più. Le persone che fanno la contabilità, fanno il segretariato, stanno a casa già da tempo. Anche perché sono figure che, ve lo dico con tutta sincerità, fanno un lavoro utile ma sono molto tristi per la creatività. E quindi ci sono ambienti di lavoro molto, molto interessanti. Dall'altro lato c'è questo fenomeno che queste aziende innovative, quando si presenta una startup che ha delle idee innovative, diventa socia, non gli comprano più l'azienda come facevano 5, 6, 8 anni fa. Nasce un tessuto innovativo, che è quello che anche fa andare avanti il nostro paese. Cioè il paese ha tenuto l'economia italiana senza il turismo. Tutti i paesi che fondano la loro economia sul turismo sono destinati ad avere cicli di crisi profondissime. Pensate alla Grecia, no? Quando è andata in crisi. Noi dobbiamo pensare all'industria fatta dalla piccola startup alla grande industria innovativa, che anche l'industria
che ha più capacità di difendere l'ambiente. Io per esempio sono un grande assertore di portare le fabbriche in città, in centro città, cioè le fabbriche che non hanno più bisogno di camion, non inquinano, consumano poca energia, possono essere servite nella componentistica dai droni e poi riportare i prodotti finiti via coi droni. Cioè, non stiamo parlando di futuro, stiamo parlando del futuro da usare, futuro che esiste. E penso che nella scuola dobbiamo mostrare il futuro che esiste, perché è una cosa meravigliosa e utile. E il 90% del futuro che esiste è il luogo dove si pratica di più il lavoro e l'economia sostenibile e circolare, dove si impara tante cose, ma soprattutto chi lavora in questi ambiti è individualmente connesso in un'attività di partecipazione alla difesa dell'ambiente, alla condivisione con le altre persone e anche all'ascolto delle problematiche delle altre persone. Sappiamo che dove l'economia funziona, quando è fatta da persone intelligenti, c'è anche molta ricaduta per le persone che sono in difficoltà. Questo è un processo, come dire, armonioso verso cui tendere. Non è un paradiso, è una cosa che dobbiamo conquistare tutti i giorni e andrà anche di pari passo sulla quantità di etica che noi dobbiamo obbligarci a immettere nel lavoro, specie quando esso usa le ipertecnologie e il digitale. Italo, tutto questo come si condensa in parte rispetto a quello che stiamo vedendo ora, cioè il progetto che te, Carlo Ratti, avete fatto e vedremo pronto a ottobre del 21. Hai cercato di mettere in atto con delle rappresentazioni scenografiche, architettoniche, io credo tutti questi aspetti che ora ci hai raccontato. Poi magari in sintesi far capire come hai sedimentato un pensiero complesso in cose che si potranno toccare, vedere, che hanno consentito un'architettura molto, molto leggera, quasi inconsistente e invece fisicamente molto forte. Ma se avete qualche immagine così possiamo, potete andare oltre questa immagine. Sì, la regia ha le immagini tue, quindi può andare oltre. Andare online questa live e poi procedere, sì. Sì. Ma questo progetto, l'idea è nata da un'idea molto semplice, da portare a Dubai tre scafi che una volta arrivati al porto di Dubai, che è vicino al sito di Expo, si sarebbero rigirati e formavano il padiglione. Chi dice scafo dice anche nave, e sappiamo che la navata non è nient'altro che uno scafo rigirato. È un po' una delle origini dell'architettura, quando i popoli del mare di tutto il pianeta arrivavano su una spiaggia per colonizzarla rigiravano la barca e diventava il tetto della prima capanna. E chi dice navata in quasi tutte le lingue dice anche luogo di incontro, dove ci si incontra a discutere, a scambiare. Anche molte religioni poi l'hanno presa come simbolo della comunità. Hanno scelto anche le barche perché in questo momento nel Mediterraneo questi oggetti sono un po' le tombe di tante persone che provano a fare questo viaggio. E io trovo che oggi bisogna avere sempre il coraggio di mostrare il mondo in cui viviamo. Qui vedete gli scafi che si incontrano,
È un edificio molto particolare perché non è climatizzato, pur essendo a Dubai. Le facciate sono fatte di corde di plastica riciclata che contengono dei LED che formano delle immagini. Abbiamo cercato in tutti i pezzi dell'edificio di contenere innovazioni. Allora, per esempio, c'è moltissima una fattoria di alghe che producono spirulina, che questa serve per produrre energia, per mangiare la CO2 interna e poi per fare creme per chi sarà in coda e anche per fare cibo per il ristorante. Il problema, voi direte, ma le alghe non sono un prodotto italiano? Sì, però i grandi cuochi che le cucineranno sono perfettamente italiani e portatori della tradizione della cucina italiana. Voi pensate che nel 500 nella cucina italiana non c'era il pomodoro, non c'erano le melanzane, non c'era il tacchino, non c'erano le patate. E oggi tutto il centro-sud, dalla Toscana fino alla Sicilia, cosa farebbe senza il pomodoro? Quindi dobbiamo anche capirci su che cos'è la continuità culturale di una collettività. È qualcosa che è in continua evoluzione. Se potete andare avanti. Qui vedete un po' i concetti. E ci sono per esempio all'interno queste passerelle strutturali che sono fatte in polvere di arancio o in fondi di caffè. Ci sono tantissimi neomaterie. Oggi la materia va di pari passo con la forma e tante volte attraverso l'uso di resti noi possiamo creare nuovi materiali. C'è una cosa che si chiama riciclo, che segue un ciclo semplice: trituriamo le bottiglie di vetro usate e creiamo nuove bottiglie. Ma noi possiamo prendere per esempio dei resti organici, farli mangiare a batteri e creare nuove materie. Possiamo fare parti strutturali con i funghi, con la radice dei miceli e così via. Dobbiamo fare lavorare altre forme di vita, appunto come i batteri o le alghe. E quindi abbiamo anche provato a coinvolgere grandi aziende italiane, non per mostrare il loro lavoro, ma per realizzare il padiglione. Se andate avanti vedete delle immagini. Comunque, se andate sul sito, questa è un po' la storia, no? Delle tre barche che arrivano. Vai avanti. Potete andare avanti? Vai avanti. No, sto tornando indietro. Ecco. No, indietro. Però non c'è nessuna immagine del progetto. Che ci, cosa sono solo, ci sono solo queste? Se è successo qualcosa perché non ci sono immagini. Comunque sul sito si può andare a vedere. Sì, ci trovate tutto, anche lo stato di avanzamento e i lavori. Certo, è importante trovate per tutta la storia. Allora, è un edificio molto molto sofisticato tecnologicamente e quando con Carlo abbiamo messo insieme il team per sviluppare il progetto, abbiamo scelto tutte persone sotto i 30 anni. Questa è stata una scelta di alto rischio che però poi ci ha ripagato perché tutto è andato molto bene e molte persone ci hanno dato un grande contributo e credo si siano divertite in cambio, hanno fatto un po' un'esperienza fuori dall'ordinario. Dico questo perché bisogna avere fiducia nei giovanissimi e anche sceglierli. Alcune delle persone che hanno lavorato a questo progetto, anche importanti nel team, è gente che è uscita dalla scuola a 18 anni e l'ossessione li ha portati a una specializzazione verticale molto interessante.
È inutile qui che vi ricordi che Steve Jobs ha lasciato la scuola, che Zuckerberg ha lasciato la scuola e tanti innovatori, geni di questa epoca, delle due che ci hanno preceduto, hanno avuto rapporti burrascosi con le istituzioni pedagogiche. E quello che è stato invece fondamentale sono stati i primi anni di formazione, dove quella formazione ha creato un'ossessione che accelera i processi di apprendimento e indirizza a percorsi molto complessi nel mondo della conoscenza, però dà frutti estremamente interessanti. Dico questo perché molte persone abbandonano la scuola e pensano che non possono avvicinare temi complessi, ma essere ossessionati ci porta sulla luna. Questo è per me un messaggio fondamentale che io vedo nell'innovazione, vedo nelle start-up, ma vedo anche nei grandi laboratori di ricerca, che quando qualcuno ha qualcosa da dire e ha un'idea, cioè ci entra dalla porta principale. C'è solo ormai le aziende tradizionali che chiedono i cosiddetti curriculum tradizionali, no? O un'università che non fa entrare persone che fanno veramente ricerca perché non hanno fatto il dottorato. Quindi mondi un po', come dire, un po' fuori anche dalla realtà. Oggi vediamo all'università in tutto il mondo questi concorsi, specie nelle materie umanistiche, paraumanistiche, come l'architettura, giovani che hanno fatto dottorati inutili, che prendono un posto di associato, quando gente che invece sta costruendo il mondo in maniera innovativa arriva al 100° posto in graduatoria perché non ha il dottorato. Vabbè, ma questi sono argomenti poco interessanti che la realtà della vita supererà, come sempre supera. Sergio, su questo tema, sì. Vuoi fare una riflessione? È un tema che parte da un progetto, che parte da un'architettura, ma che si trasforma in un modello, no? È chiaro che, proprio una suggestione che mi piacerebbe tu portassi, no? Come domanda a Italo, è chiaro che da un lato il processo conoscitivo deve avere una sua organicità, un suo sistema di riferimento, ma in generale, adesso io non voglio parlare della mia esperienza, ma per la mia esperienza i grandi maestri sono stati quelli che mi hanno introdotto domande che gli altri pensavano già risolte, no? Non sto parlando soltanto delle grandi domande, no? Chi siamo, dove andiamo e cosa faremo, ma anche domande legate a discipline. Per chiudere, e poi non parlo più di me stesso, la prima lezione di Gillo Dorfes nell'aula 101 nel 66 alla facoltà di filosofia, eravamo in una quarantina, e l'estetica è dovunque. Tu immagina un ragazzo o ragazze come noi, che cosa significava questo. Oggi è banale questo, no? Però ci ha aperto la testa e poi ciascuno ha utilizzato al meglio questo tipo di provocazione. È importante questo, Sergio, anche in un processo formativo come quello che tu conduci. Sì, è interessante e provocante, anche perché credo che tenga insieme, costringa a tenere insieme con una grande elasticità delle dimensioni che, come dire, si alimentano reciprocamente. C'è una dimensione appunto istituzionale dell'insegnamento, della proposta che può diventare, come dire, mortifero, o che può essere un incubatore, un vivaio. Certo, bisogna avere probabilmente dall'interno dell'istituzione, che garantisce, come dire, nella maniera più larga e più diffusa possibile una serie di opportunità, quella capacità di ascoltare, di osservare, di vedere
che non vuole imbrigliare, che non vuole, come dire, indottrinare, che non immagina che per tutti il percorso sia lo stesso, ma che riesce addirittura a intravedere, mettiamo pure in coloro che sbattessero la porta all'istituzione, delle potenzialità. Cioè quello che prima stava venendo raccontato non mi sembrava per niente, come dire, distruttivo rispetto alla scuola. Il successo che qualcuno ha avuto fuori dalla scuola spinge la scuola, credo, a vedere di più, a riconoscere il suo non essere tutto e allo stesso tempo ad accendere quel fuoco dentro ciascuno che si potrà sviluppare dentro e fuori l'istituzione stessa. Non è, come dire, automatico, non è automatico che tutto quanto l'istituzione scolastica oggi richieda ai suoi docenti, penso anche al grande peso burocratico che le istituzioni formative sono andate accumulando, non è automatico che gli insegnanti siano messi nelle condizioni di lavorare con questa libertà e con queste priorità. Credo che il carisma poi di un insegnante venga fuori esattamente per la capacità di tenere insieme le sue ossessioni, la sua, direbbe Recalcati, erotica dell'insegnamento, l'amore con cui è dentro quello che porta in classe, che insegna, e la libertà di osservare, di vedere negli studenti quello che Italo prima descriveva come il team. Pensare la classe così, intravederla come una realtà dinamica a cui piegare in qualche modo anche il programma, o meglio ancora con cui costruire una direzione, non è automatico che sia ciò che l'istituzione è in grado di vedere, di promuovere. Io credo che una scuola libera come la nostra, una scuola paritaria e quindi dentro il sistema pubblico, ma allo stesso tempo con un margine di autonomia significativo, possa fare la differenza nella misura in cui è in grado di raccogliere, come dire, in una maniera un po' anticipatrice, un po' da pionieri, quello che si può poi allargare, spingendo, questa credo che sia una straordinaria opportunità che Elena rappresenta come tanti insegnanti giovani, spingendo una generazione nuova di insegnanti. Qui ci sono anche insegnanti di grande esperienza con una passione straordinaria, è interessante questa possibilità di vedere iniziare qualcuno oggi a insegnare e dare fiducia e dare libertà. Questa è la reazione a caldo. Sì, perfetto. E Italo, proprio su questo tema, passando dalla scuola, che rimane un luogo di confronto, al lavoro, mi piace raccontare insieme a Italo un percorso che stiamo facendo insieme di carattere professionale, lo possiamo anticipare. L'anno prossimo ci sarà una grande mostra, Lucca, la Fondazione Ragghianti, curata da Rota, me e Paolo Bolpagni, sul tema della città in questi ultimi 120 anni. Una mostra che parte da una visione, come dire, diciamo rivoluzionaria, senza essere rivoluzionari, dove la città sarà parlata non dagli architetti, non da Italo Rota, da Colonnetti o da altri, ma attraverso il modo in cui le arti, le discipline, anche quelle alte o quelle basse, la hanno interpretata. Cioè non è, come dire, geniale, però fare in modo, su un tema complesso come la città, di mettere dentro discipline, esperienze che provengono da punti di vista diversi, usando un termine che Italo ed io amiamo, alti e bassi. Non ci sono alti, non ci sono bassi, dipende dal modo in cui uno costruisce la narrazione, la progettazione. Italo, è un procedimento che funzionerà? Questo non lo so, perché oggi è sempre una scommessa. La prima scommessa è se potranno venire le persone col loro corpo. Certo. Questa è la prima scommessa. L'altra scommessa è sempre di offrire
come dire, cose sofisticate, ma sexy, nel senso che sono delle porte per entrare negli extramondi, in cui in genere se si riesce a entrarci poi ci si appassiona. Dico che bisogna tenere anche un po' elevato il mondo della sfida in questo momento, dove le priorità, specie nel mondo della cultura, dell'arte, vengono meno, no? Anche capire questi sforzi che i musei devono fare di vendere i loro capolavori per mantenere l'istituzione, che io trovo una cosa fondamentale, cioè di capire che oggi non è il capolavoro che fa l'istituzione, ma è l'insieme, la capacità di raccontare, di continuare a fare il proprio lavoro, e non è tanto di legarci ai feticci. Noi siamo uno dei pochi paesi al mondo che non ha mobilità sul patrimonio dello Stato, e questo è stato un bene, ma anche ci troviamo con magazzini pieni di roba che potrebbero essere visti in tutto il pianeta. Cioè, oggi il problema è diffondere la conoscenza, non è metterla nella cassaforte. Ma se posso dire, bisogna anche permettere alle giovani generazioni di capire ciò che è accaduto, da dove vengono i loro genitori e i loro nonni, cioè dove è nata l'idea di modernità. Senza questo passaggio ci sarà, come dire, un buco in Occidente, come è stato in Cina dopo la rivoluzione culturale, cioè una serie di generazioni che non hanno capito da dove venivano da ieri, no? Chi erano stati i loro genitori, chi erano stati i loro nonni. Oggi molti nonni si fanno interrare con le musiche dei Rolling Stones o dei Metallica, cioè non hanno certo la fisarmonica o il tango, e capire chi erano negli anni 60 la cultura rock, quello che banalmente veniva detto sesso, droga e rock and roll, che è all'origine della contemporaneità, è molto difficile prepararsi per il futuro, cioè questi giovani, giovanissimi, va veramente spiegato da dove veniamo, ma non il Rinascimento, i greci, i romani, ma proprio le ultime quattro generazioni, perché per me il nodo sta lì. Italo. È inutile, è troppo facile far vedere il Davide di Michelangelo, a parte che oggi uno si chiede perché un umano debba somigliare al Davide di Michelangelo, all'uomo di Leonardo. Siamo tutti diversi, di proporzioni diverse, ci sono gli handicappati, persone che hanno perso gli arti per incidenti d'auto, cioè questa perfezione che non interessa e non a cui non aspira più nessuno. Ma è il XX secolo il luogo dove, che ci ha consegnato problemi, ma ci ha anche dato speranze e ha costruito il mondo in cui noi viviamo. E raccontare il XX secolo è veramente difficile per le giovani generazioni. Cioè l'astrazione delle sequenze tra gli atti più criminali della storia dell'umanità e questa creatività tecnologica, la sperimentazione delle avanguardie artistiche, cioè è una storia straordinaria. Come anche la rivoluzione musicale, il cinema, le serie televisive, cioè il mondo in cui viviamo non si è creato in 5 giorni, cioè le serie televisive sono nate negli anni 60, cioè capire da dove viene Netflix oggi è un'operazione fondamentale per me da spiegare ai giovani. Italo, guarda, questo tema, e poi passo la parola a Sergio, questo tema ci fa dire quello che dicevamo prima, questo progetto in corso, difficile, che Italo e io e Volpagni, che è direttore della Fondazione Ragghianti, stiamo conducendo, non naviga a vista, parte dai fondamentali. Italo Rota è uno dei più importanti collezionisti privati dei documenti della cultura del Novecento, quindi parte da pezzi storici, parte da persone, da esperienze, ma non, come dire, esposti
gli oggetti in quanto tali, quanto protagonisti di un pensiero, di un agire, di un modo di vivere che ha portato oggi a questa situazione. Quindi anche i giovani devono mettere in campo la loro capacità, diciamo, interpretativa, ma è fondamentale, sono fondamentali, scusate il giro di parole, per non perdere di vista la strada. Beh, io penso che se anche Elena e l'altra docente hanno le cose da discutere di queste cose, perché sono cose fondamentali per me, per esempio la trasmissione di questo del sapere delle ultime tre generazioni. Prego. No, io in realtà avevo una domanda e ti volevo chiedere se quali erano appunto queste delle figure nell'arte che ritieni chiave da raccontare a ragazzi, diciamo, di questa nuova generazione. Io insegno alle medie e oggi ho raccontato, ho spiegato cos'è il romanticismo e ad esempio era proprio un'epoca che non avevano mai visto, non erano a conoscenza di cos'è un paesaggio, come si legge un paesaggio, e ti chiedevo più che altro quali secondo te sono delle figure chiave da... Beh, io penso per esempio che far vedere il romanticismo attraverso il romanticismo che sta nella musica rock, per poi tornare indietro, forse possiamo fornirgli una chiave più, come dire, più consolidata, perché questo possa creare un interesse più duraturo. Noi stiamo lavorando in una situazione molto difficile, immagino, in questi campi, e dobbiamo creare le premesse affinché qualcuno diventi un autodidatta, non c'è un'altra strada. E per farlo dobbiamo offrirgli uno zainetto prima di tutto e poi delle cose da mettere dentro, un po' come i funghetti di Mario Bros, no? E questi funghetti poi aprono le porte. Quindi penso che, cioè, spiegare i video di Lady Gaga, quante citazioni c'è dentro dell'arte degli ultimi due secoli, credo che è una chiave per loro, immagino, molto interessante fare vedere su cosa lavora Lady Gaga, ma anche molte altre persone che fanno rock, oppure fare vedere come sono costruiti il passaggio da... per esempio nel cinema, dal mondo dei mostri fatti con i robot al digitale, e poi adesso questo ritorno alla fisicità dei trucchi, e perché avviene questo, perché ai ragazzi piace molto lo stop motion, rispetto a che lo stop motion si può fare in classe, voglio dire, e fa capire molte cose, cioè... quindi c'è proprio, credo, un problema di modelli, di approccio per arrivare a parlare della cosa in cui abbiamo voglia di parlare. Certo. Sergio, hai qualcosa da... Sì, è estremamente appassionante perché è realmente rivoluzionario rispetto alla forma mentis, come dire... che abbiamo su quel che avviene a scuola e forse anche sul profilo dell'insegnante, perché viene da dire che probabilmente a gran parte degli insegnanti Lady Gaga potrebbe arrivare attraverso gli studenti stessi, esatto. E se non c'è questa interazione, la curiosità che nell'insegnante scatta attraverso ciò che lo studente è arrivato a vedere prima di lui, ma allora i paradigmi si incrociano, si intersecano, certo. Si fa ricerca insieme. Certo, noi abbiamo una struttura di scuola che è la sua forza e la sua debolezza, molto schiacciata su una serie di programmi da adeguare, e questa diventa... è interessantissimo il ribaltamento, cioè
a partire dalla contemporaneità, io come rileggo, come entro nella classicità? Noi dedicheremo domani sera tempo, proprio in un contesto di Open Day, alla proposta che sta nascendo di un liceo classico contemporaneo, ma proprio dove contemporaneo significa questo: fare cinema, fare fotografia, non è un modo di attualizzare, ma è cominciare dalla prima, a partire da ciò che è sotto gli occhi e dentro, come dire, il DNA, in realtà non solo dei giovani, ma di questa degenerazione, per interpretare e trovare in tutta una lunga storia i canoni attraverso i quali decifrare il presente. Immaginare quindi la scuola da un certo punto di vista a rovescio, in modo genealogico, andare a intravedere perché oggi siamo così, perché in fondo le domande che noi abbiamo sono quelle legate all'oggi, quindi non una questione, lo dico perché credo noi ci siamo intesi, di rincorrere il presente, di voler essere attuali a tutti i costi, ma di riconoscere nel presente le domande vive, reali, che poi smuovono la curiosità, la passione per lo studio e per la ricerca. Questo mi sembra, così come, e questo devo ringraziare molto di chi mi ha preceduto e ha impostato così il liceo scientifico quadriennale, che lavora costantemente a gruppi e in maniera interdisciplinare, la questione del procedere lavorando in team, lavorando insieme, lavorando su progetti, è molto interessante per questo coagularsi delle idee, no? Su questo io volevo fare un paio di domande rispetto a da dove siamo partiti. La prima rispetto proprio alla, come dire, ricaduta scolastica di tutto questo, vorrei chiederti di aiutarci a entrare meglio nell'idea del prototipare le idee. Perché credo che implichi un metodo di lavoro. Nel tuo ambito chiaramente significa qualche cosa, ma siamo passati, dicevi, dalla cultura del progetto alla cultura delle idee. La differenza la fa il saperle prototipare. Se ci aiuti a entrare meglio in questa sfida, io ripartirei un attimo da questo. Prego, Italo. Allora, la cultura del progetto prevedeva una procedura, no? Che era l'architetto, l'ingegnere, lo scienziato, il laboratorio, i luoghi dove si faceva la ricerca, dove si produceva. Oggi tutto questo si è mescolato, ma si è anche polverizzato in ipotesi di lavoro molto diverse. Prendiamo un esempio della Silicon Valley o di alcuni distretti italiani dove abbiamo una commistione di imprese, istituti di ricerca, ma anche, mi ricordo di aver visitato dei licei scientifici Venezia Giulia a Treviso, che lavorano già con le aziende. Quindi i temi che hanno nei loro licei scientifici sono temi che stanno sviluppando le aziende del territorio. È fondamentale oggi capire la molteplicità intanto dei lavori nuovi, cioè quello che vedo nelle scuole: non viene offerta questa incredibile varietà di lavori, di scelte che possono essere fatte dopo gli studi, e quindi di questa visione orizzontale del sistema produttivo in cui uno si può inserire e ha molte chance di trovare un buon lavoro. Faccio un esempio tutti perché è molto semplice: il mondo della moda. Il creativo non esiste più, no? È un manager, però il mondo che produce una collezione è un team molto complesso. Il fotografo non viene più a fotografare una collezione, lavora fin dal primo giorno nel team di progettazione di una collezione. E così vale per le realtà medicali, per la tecnologia. Prototipare che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho un'idea e in genere questa idea è molto complessa. Sovente le idee non hanno un'azienda in grado di produrre questa idea. E io, quando faccio questa analisi, ho due strade.
o creo la mia azienda o porto qualcosa a un'azienda che esiste per mostrargli la mia idea. Una volta in un processo normale si andava con un concept, dei disegni, dei rendering, un filmino. Adesso no, io devo portare un prototipo che funziona. Vuol dire che il mio studio, la mia startup, chiamatela come volete voi, il mio garage, è pieno di strumenti, di macchine, di amici o non amici, perché questo è fondamentale. In un team ci sono anche persone antipaticissime, ma che sono dei geni. Non siamo mica obbligati ad andare a cena con loro. L'importante è che il contributo sia di altissima qualità dentro un team e che anche abbia rispetto della diversità delle persone. Prototipare in genere significa anche constatare subito se possiamo raccogliere soldi per investire e produrre un oggetto. Quando con Carlo abbiamo fatto una strana questione un po' stupida, c'era possibile fare un plotter che uno appendeva con due fili su una parete e questo disegnava dagli schizzi di un bambino, potevo rifarmi i disegni del Rinascimento o semplicemente i disegni che mi piacevano. E fatto questo abbiamo preparato l'idea, l'abbiamo prototipata, l'abbiamo messa online nei siti opportuni, abbiamo raccolto i capitali per poterla produrre. Tutta questa storia ha creato 150 posti di lavoro, di cui 50 sono ingegneri. Non sempre vanno bene queste storie. Ecco, sottolinea questo aspetto. Io per esempio nelle nostre scuole ogni 3-4 mesi facciamo un workshop sull'idea dell'errore. Cioè, che cos'è oggi un errore? Come lo devi classificare? Come lo analizzi? Come lo trasformi da fallimento in un investimento? Capire che la strada non è mai in discesa, sale, scende, che devi sperimentare, capire che devi accantonare per investire. Cioè, tutte queste procedure che valgono dall'individuo all'impresa, ma vale anche per chi va a lavorare in una grande società innovativa, cioè capire quanto uno si investe nel processo. Capire, per esempio, se io sto facendo un lavoro interessantissimo ma non mi piace. Ho capito che questo lavoro è bellissimo ma non sono all'altezza. Cioè tutte queste categorie che creano un'infelicità e un'inefficienza. Quindi come ne parlo con gli altri del team, come ne parlo con, chiamiamolo team manager, che può essere anche il docente, ma come mi sposto un po' all'interno del gruppo. E queste sono cose che non si possono insegnare, ma no, si possono avvisare, cioè dire guardate che ci saranno questi problemi, tenetene in conto e affrontateli. Vedo che oggi è fondamentale anche preparare i giovani alla realtà del mondo nuovo del lavoro, soprattutto del lavoro più interessante. E in questa cosa c'è anche appunto queste tematiche, ma anche capire psicologicamente se sono un super timido, un orso che mi... ma sono geniale, che la differenza tra uno sborone... Allora, lo sborone serve benissimo a propagandare l'idea dell'orso yogi. E lì ci vuole qualcuno che gestisce tutti questi attori di questa straordinaria compagnia di teatro che se trovano il testo giusto hanno un enorme successo. Ecco, io credo... Ecco, dimmi. Mi incuriosiva in questo perché emerge comunque molto spesso questa diversità. Sembra che il filo conduttore sia la genialità, l'eccellenza, cioè il livello altissimo. E quindi la mia domanda, sinceramente, quando sto alla terza rivoluzione industriale o quello che vogliamo, è per quanti ci sarà posto? Ecco, questa è una cosa di cui non ho parlato, che ovviamente tu hai giustamente evocato. C'è posto per tantissime persone. Sono d'accordo. Nel processo produttivo di un team,
metti laboratorio di prototipizzazione, io ho bisogno di un super tornitore, del super che mi fa questo, cioè le parti più basse sono dei super specialisti. È una strana storia, tu più passi a livello produttivo, più sono della gente super specializzata. Certo, è importante questo, sul piano organizzativo. E in genere quelli lì, alcuni di questi, hanno stipendi superiori a quelli che diciamo stanno sopra, perché sono essenziali. Allora, questo per me oggi è il passaggio culturale da raccontare ai ragazzi, ma soprattutto alle famiglie. Cioè, che le aziende, tu vai alla Lamborghini, non lo so, alla Ferrari, cioè tanti operai guadagnano di più degli ingegneri e fanno lavori meravigliosi, cioè si costruiscono da soli un intero motore al punto tale che poi lo firmano, cioè è firmato da colui che ha fatto il motore. Allora bisogna anche un po' raccontarle queste cose ai giovani, cioè per me è la bellezza del lavoro in sé, non tanto il livello in cui tu ti inserisci, ma è capire che il lavoro è una condanna degli umani, ma che può essere una soluzione molto interessante. Io ho sempre notato che chi lavora tanto e sa raccontarlo ai propri figli sono le famiglie più riuscite, a differenza di quelli che fanno un lavoro di merda, stanno tanto tempo con i figli, non hanno niente da raccontargli e riversano le loro frustrazioni sui figli. L'importante è avere da raccontare cose da condividere, in cui qualcuno si sente partecipato in un progetto, e questo sta molto proprio all'insieme delle persone, motivarsi tutti insieme. E lì dentro c'è posto per tutti, tantissime persone. Sergio, su questa questione... La famiglia ha un ruolo negativissimo su questo problema. Sergio, su questa questione posta da Italo, dal tuo suggerimento, in un certo senso torniamo al punto da cui siamo partiti circa un anno fa per costruire il tuo percorso. Come l'operaio specializzato alla Ferrari è importante quanto il presidente della Ferrari, no? E nel percorso formativo, ma anche nei livelli economici, come dire, non è vero che se stai in basso non stai in alto. Ti ricordi quando l'altro giorno parlavamo, tanto Italo l'ha conosciuto molto bene, di Pierluigi Ghianda, il più grande ebanista, no? Uno dei più grandi ebanisti non solo della Brianza, gli ebanisti che erano dipendenti della bottega di Pierluigi Ghianda prendevano 4-5 mila euro al mese. Perché? Perché quella roba lì la facevano solo loro, appunto. E nel mondo troverai sempre qualcuno che quella roba lì la prenderà, non soltanto perché è lusso, perché è una competenza, come dire, operativa, tecnica, verticale, ma che richiede sensibilità e capacità, che forse anche una cultura buona di una formazione scolastica di base potrebbe rendere, capito, ancora più forte. Fare pensare, dicevamo noi Sergio, insomma è questo, no? Cioè mettere Platone vicino a un fabbro, come Platone diceva una settima lettera. Nel avete visto lì l'intervista alla Van der Leyen certo. Due settimane fa, no? Che certo. Adesso lei metterà su questo insieme di persone per inventarsi il nuovo Bauhaus dell'Europa, cioè certo. Di questo nuovo metaprogetto pedagogico produttivo, cioè ormai la scuola deve diventare un'azienda produttiva, cioè anticipare i tempi della produzione per insegnare, ma anche apprendere dal produrre. Certo, questo è il tema. Questo bene. È fondamentale, almeno secondo me. Io sono molto ottimista dal produrre. Perché i giovani, molti sono veramente interessati
sono molto seri, penso che questi mesi li hanno ancora resi più efficienti. E poi è un mondo delle donne anche che stanno entrando in tutte le cose e loro sono molto più, credo che se io dovessi definirli, sono delle visionarie che sanno cosa possono permettersi, e questo è fondamentale oggi, ma è rimanere visionarie e realizzare gli atti visionari, e questo è fondamentale. Come sono le tue architetture? Sergio, vuoi concludere magari? Sì, sì, volevo dire che sono arrivati diversi commenti di grande soddisfazione, condivisione, stupore. Leggo un paio di passaggi. Manuela scrive: il concetto di open source spiegato ai ragazzi nella sua valenza economica credo che assuma una significanza pedagogica molto grande. Oppure Rachel che scrive: è bellissimo il discorso, i riferimenti di Rota che si sta rivelando un grande filosofo oltre che un grande architetto, e dice: come possiamo immaginare tra digitale e analogico un futuro in simbiosi, un po' abbiamo già iniziato a parlarne. Lascerei, secondo me, proprio per il contributo che ha dato a Italo, un'ultima battuta rispetto al percorso che abbiamo fatto, anche a queste reazioni, e poi chiudiamo per questa sera e rilanciamo, insomma. Prego, se volete posso venire appena si può, anzi possiamo, certo, iniziarlo anche online, possiamo immaginare qualcosa da prototipare insieme. Ecco. Perché penso che oggi, se c'è una collettività di umani che voglia di fare, la cosa più bella va sostenuta e non aiutata, ma va partecipata, nel senso va accelerata, tutto qua. Credo che sia la conclusione, Sergio, ideale questa, no? Agire in un tempo dove non è facile agire, ma iniziare a fare. È un impegno che Italo, io e Italo e gli altri, insieme anche alla professoressa e altri, ci prendiamo, che è un po' il senso di questo percorso. Tra l'altro Italo, come sai, è l'ultima figura invitata, sperando che si possa riprendere da un momento non facile, la nostra comune amica Mattei, che dovrebbe parlare proprio di cultura digitale e cultura analogica. Italo ha collaborato con la Mattei, io in parte, Carlo Ratti, per cui il cerchio, Sergio, si chiude. Vuoi chiudere te, Sergio, o vuoi? Ma voglio ringraziare moltissimo per questo, a questo punto direi primo incontro, augurandoci davvero che anche questo rilancio, questa proposta possa davvero avere un seguito, perché niente più bello di, appunto, abbiamo intitolato fare e pensare, ma a questo punto anche pensare è fare, e credo che ci possiamo allora dare appuntamento a Monza. Quando volete. Bene, benissimo, fantastico. Grazie anche a Elena per le sue suggestioni. Grazie Elena. Grazie. I nostri 200 insegnanti dall'infanzia fino alla maturità, e credo che insieme davvero potremo ritornare su queste cose e farne un po' il motore della scommessa educativa. Grazie. Va bene, grazie a voi. Alla prossima, prossima. Sergio, settimana sì. Prossima, grazie Italo e buona grazie serata a voi. Tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie.